Buongiorno, benvenuti a tutti i nostri ascoltatori, tutti coloro che ci guardano. Siamo a una delle nostre interviste di Impresa City e seguiamo, come in altri appuntamenti, il filone dell'evoluzione dell'e-commerce, specialmente guardando tutto quello che è successo durante il lockdown. Oggi siamo con Francesca Quagliata, che è Marketing Executive Italy di Skebi. Buongiorno Francesca. Buongiorno. E andiamo, come dicevo, ad approfondire le evoluzioni che ci sono state nel mondo della comunicazione commerciale e del marketing in lockdown e in post-lockdown. In particolare, vorremmo sapere proprio il punto di vista di Skebi nell'esaminare quello che è successo nel passato recente e, visto che fa parte del core business di Skebi, anche come è stato sfruttato un canale che sembra molto tradizionale, che è quello degli SMS, dei banali SMS, ma che invece ha avuto un ruolo importante. Allora, sì, parto proprio dall'ultima domanda, cioè quella riguardante gli SMS e il fatto che gli SMS vengano sempre percepiti come uno strumento tradizionale, forse un po' morto, tra virgolette, datato. Questa ovviamente è una frase che sentiamo molto spesso. In realtà l'SMS ha 30 anni. Come sappiamo tutti, veniva utilizzato all'inizio per la comunicazione person to person, quindi tutti quanti lo usavamo per comunicare con parenti, amici, soprattutto era uno strumento per comunicare tra i giovani. Poi pian piano possiamo dire che l'SMS abbia deciso cosa voleva fare da grande e una decina d'anni fa le aziende hanno iniziato ad utilizzarlo appunto per la comunicazione business ed è andata molto bene. Quindi questa è stata, anche se vogliamo definirla così, appunto la rinascita dell'SMS, ma a me piace più dire, appunto come ho detto prima, ha deciso cosa voleva fare da grande. Effettivamente poi è andata veramente molto bene e negli ultimi 10 anni sempre più aziende hanno adottato l'SMS all'interno delle proprie strategie di marketing e le ragioni sono diverse, ma innanzitutto il fatto che l'SMS è l'unico strumento che è capace davvero di comunicare con tutti, vale a dire che non serve uno smartphone per ricevere SMS, ma basta anche un telefono un po' datato, quindi va bene per tutte le fasce d'età, ai più giovani che smanettano con l'iPhone, agli anziani che magari hanno un vecchio Nokia 3310 e inoltre è un canale privo di spam perché pensiamo a tutte le comunicazioni che riceviamo ogni giorno da amici, parenti, eccetera, eccetera, su WhatsApp, magari su Facebook Messenger, eccetera, eccetera. Sono davvero, davvero tante. Quindi l'SMS assicura che la comunicazione effettivamente venga letta dall'utente o dal cliente. Pensiamo ad esempio ad una comunicazione da parte di una banca. Se viene persa, ovviamente è un problema. L'SMS quindi è utile proprio per questo. In più è un canale immediato perché un SMS viene ricevuto nel giro veramente di pochi secondi e in più, come vedremo, appunto, ha tantissimi altri vantaggi. Per ricollegarmi poi alla domanda iniziale, perché mi sono subito buttata sugli SMS e sul fatto che vengano visti come uno strumento tradizionale, di sicuro hanno aiutato molto gli e-commerce, nell'ultimo anno, ma non solo. Ovviamente gli SMS venivano già utilizzati dagli e-commerce, prima. Ma nell'ultimo anno hanno contribuito a questo boom degli e-commerce, quindi dei negozi online che c'è stato complice la pandemia. E in quel caso bisogna un po' distinguere quindi tra chi già aveva un e-commerce organizzato, strutturato e tra chi invece non aveva questo tipo di organizzazione. Quindi chi già aveva un e-commerce ha semplicemente accelerato e aumentato l'invio di messaggi. I messaggi vengono utilizzati sia per fini promozionali, sia per fini transazionali, ovvero quando il pacco, per esempio, parte, il cliente riceve un SMS che l'avvisa, oppure viene utilizzata, per esempio, per i resi e per molte altre attività.
Questo per quanto riguarda chi aveva già un e-commerce, che semplicemente ha spinto sull'acceleratore, soprattutto quando appunto all'inizio c'era il lockdown e si poteva acquistare solamente online. Mentre invece dall'altra parte chi non aveva un e-commerce si è dovuto adeguare molto velocemente e ovviamente l'ha dovuto comunicare ai propri clienti, quindi gli ha dovuto dire che anche se le serrande dei negozi fisici erano abbassate, comunque si poteva continuare ad acquistare e lo si poteva fare tramite il nuovo canale online. L'SMS quindi in questo caso è proprio servito per portare il cliente dal canale offline, quindi dal negozio fisico al negozio virtuale, e sappiamo dai dati dell'ultimo anno che ha funzionato, perché mai così tante persone, soprattutto di fasce d'età che non erano abituate a farlo, hanno acquistato online. Poi ovviamente anche queste aziende che non erano abituate a farlo hanno usato i messaggi per fini appunto di marketing, per fini transazionali, eccetera eccetera. Un altro utilizzo interessante secondo noi è anche quello che c'è stato poi quando si sono verificate le riaperture a maggio, perché ovviamente nel momento in cui i negozi hanno riaperto non tutti i clienti sono subito tornati. Alcuni hanno fatto subito, altre fasce di popolazione hanno preferito continuare ad acquistare online e magari andare a ritirare in negozio l'ordine effettuato. Infatti abbiamo visto che si sono diffusi tantissimo, per esempio, i servizi di click and collect, perché per il cliente effettivamente è un vantaggio il fatto di non dover aspettare il pacco a casa e poterlo ritirare in negozio, e per l'azienda è un vantaggio il fatto che il cliente venga in negozio, anche se viene a ritirare solo l'ordine, è comunque un'occasione per farlo entrare in negozio e magari per puntare all'upselling. E quindi ciò che è andato un po' ad unire questi due canali è l'SMS, che ovviamente poi permette all'azienda di comunicare al cliente che il pacco è arrivato in negozio e che quindi può venire a ritirarlo. Ecco, tu hai citato giustamente tutta la parte della comunicazione di marketing, qualche esempio l'hai fatto, ma se ci spieghi un po' meglio come sta evolvendo la comunicazione di marketing via SMS, che di nuovo tutti consideravano abbastanza tradizionale, forse quasi in prepensionamento. Allora sì, come si può evincere già dal discorso che ho fatto poco fa, l'SMS è uno strumento molto duttile, quindi da 10 anni fa, quando le aziende hanno iniziato ad utilizzarlo, ovviamente si è evoluto con il mercato, e quindi oggi è normale che quando riceviamo un testo SMS ci sia all'interno ad esempio un link che porta subito il cliente sull'e-commerce, ma questo appunto è solo un piccolissimo esempio. Oppure anche se l'SMS sembra uno strumento non così innovativo, in realtà, come per esempio potrebbe essere una campagna su AdWords o una campagna di email marketing, in realtà anche con l'SMS si possono tracciare i risultati delle campagne, quindi delle attività di marketing. Basta inserire un codice sconto all'interno del testo del messaggio, e ovviamente sia che si tratti di un e-commerce sia che si tratti di un negozio normale, l'azienda può tracciare il risultato, quindi può avere un dato sul ritorno dell'investimento, perché nel caso dell'e-commerce il codice viene inserito al momento del checkout, nel caso del negozio fisico il codice sconto viene semplicemente comunicato in cassa. Quindi è uno strumento che effettivamente si è adattato ai tempi che cambiano, all'esigenza di avere molti dati. Viviamo nell'epoca dei big data, quindi appunto di nuovo duttile, innovativo, eccetera eccetera, e la possibilità di aggiungere dei link ovviamente fa in modo che sia chi abbia un e-commerce, come dicevamo prima, sia chi non ce l'ha, che ha un negozio solo fisico, magari possa aggiungere un link al sito internet, perché se si comunica
o la promozione, è ovvio che magari si può spingere il cliente a venire in negozio facendogli, mostrandogli proprio quali sono i prodotti in promozione, spiegandogli meglio questa promozione, aggiungendo una mappa per esempio al proprio sito internet per fargli vedere dove è ubicato il negozio. Quindi ci sono veramente tanti modi per far funzionare l'SMS al meglio e sfruttarne tutte le potenzialità. Per quanto riguarda i nuovi trend degli SMS, oltre a quelli che ho appena elencato, si può dire che negli ultimi anni abbia molto seguito la stagionalità. Quindi noi abbiamo osservato che soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni l'invio di SMS e di marketing si lega a certi eventi, come ad esempio il Black Friday. Se fino a poco tempo fa gli invii di SMS si concentravano nel mercoledì o giovedì precedenti al Black Friday, adesso invece per tutto il mese di novembre vengono inviati messaggi. Le aziende, non solo quelle più grandi e strutturate, ma anche quelle più piccole, approfittano di questa occasione, che addirittura viene attesa più dei saldi ormai, e inviano messaggi all'inizio, durante, poco prima che le promozioni finiscano, ed è il momento in cui noi registriamo il massimo volume di invii, ovviamente insieme al Natale, che è un altro avvenimento fondamentale da un punto di vista delle vendite. I saldi comunque restano ovviamente una parte importante. San Valentino, a sorpresa, probabilmente non tutti lo sanno, ma anche in quel caso le aziende puntano tantissimo sull'SMS, soprattutto sui ritardatari che solo all'ultimo momento ricordano questa festa. E anche quest'anno dobbiamo dire che per la festa della donna sono stati inviati un bel po' di SMS. Questi sono i trend principali. Poi, se dobbiamo far riferimento ancora una volta alla pandemia, di sicuro nell'ultimo anno l'SMS è servito tanto per fare informazione, quindi semplicemente per dire e comunicare ai clienti se i negozi erano aperti, erano chiusi, se osservavano nuovi orari, quali nuovi servizi erano attivi. Prima ho citato il click and collect, ma sono tantissimi ad esempio i negozi che hanno attivato gli appuntamenti, che prima erano una prerogativa solo di estetiste e parrucchieri. Abbiamo parlato molto di marketing, ma ci sono tante applicazioni della comunicazione via SMS come comunicazione critica. Ecco, cosa sta succedendo per gli SMS nel mondo aziendale? Lo chiedo proprio dal punto di vista di Skebby. Allora, sicuramente complice la pandemia, ancora una volta, purtroppo dobbiamo citarla, perché la situazione che stiamo vivendo da un anno, le aziende hanno approfittato sempre di più dell'SMS per la comunicazione aziendale, proprio perché cercavano uno strumento che potesse sostenerle nel comunicare anche in orari non d'ufficio con i propri dipendenti, semplicemente per dirgli se il giorno dopo il negozio sarebbe stato aperto o chiuso, a seconda appunto delle aree rosse, arancioni o gialle, e quindi questo di sicuro è stato uno dei primi utilizzi. Normalmente viene usato per comunicare i turni ai propri dipendenti, oppure viene usato dai dipendenti stessi per inviare il numero del certificato di malattia, perché l'SMS è un canale bidirezionale e le aziende, oltre che inviare SMS, li ricevono anche, quindi attivano dei numeri in ricezione su SIM virtuali e quindi possono ricevere SMS dai propri dipendenti, che a questo punto possono inviare tranquillamente il certificato di malattia. Oppure ancora l'SMS è stato usato per comunicare dalle aziende le norme anti-Covid, perché prima ancora che comunicarle ai clienti dovevano essere comunicate ai dipendenti, che poi molto spesso nei supermercati, ma anche in molte altre realtà, sono quelli che devono far rispettare le regole. E poi ancora le aziende usano spesso l'SMS per
comunicare password temporanee ai dipendenti, magari per accedere a pagine gestionali, oppure per comunicare password per accedere ad eventi interni. E infine, ultimo utilizzo, ma non meno importante, viene usato per i macchinari, che macchinari magari delicati come server o altri tipi di macchine, che appunto se vanno in tilt devono inviare degli allerta ai tecnici che immediatamente devono intervenire. Questo ovviamente è uno degli usi, sono gli usi più importanti dell'SMS in ambito comunicazione interna, senza però dimenticarci, visto che la domanda che mi hai fatto all'inizio riguardava poi gli altri usi degli SMS, che nell'ultimo anno è sempre più aumentato, lo accennavo prima, l'uso dell'SMS per ricordare appuntamenti e per confermarli, perché non dimentichiamo che l'era Covid ha fatto aumentare gli appuntamenti e quindi per fare qualsiasi cosa, anche ad esempio per andare a fare shopping in un negozio, adesso è possibile fissare degli appuntamenti, i negozi lo fanno per evitare assembramenti. E quindi l'SMS in questo caso serve non solo per confermare l'appuntamento quando questo viene fissato, ma anche poi per ricordarlo, perché comunque il no showing è un problema importante, lo è sempre stato per parrucchieri ed estetiste che appunto hanno sempre fissato appuntamenti. Ovviamente quando si fissa un appuntamento e poi qualcuno non si presenta è una perdita sotto tutti i punti di vista, quindi questo è un altro utilizzo dell'SMS. Ultimo utilizzo è quello legato al customer care, perché abbiamo visto appunto, e l'abbiamo detto all'inizio, l'e-commerce ha avuto proprio un boom nell'ultimo anno. Alcune aziende, speriamo non tantissime, stanno decidendo di chiudere negozi fisici, anche alcune profumerie, e quindi sempre di più si punterà sull'online e di conseguenza il canale del customer care dovrà essere rafforzato, e siamo sicuri che l'SMS avrà un ruolo principale in questo. Ci sono molti dei nostri clienti che già lo utilizzano in questo modo. Bene, quindi possiamo dire che i buoni vecchi SMS non sono in realtà mai spariti, sono semplicemente un po' più nascosti di prima e hanno comunque il loro ruolo in un mondo che sta cambiando, un ruolo in una nuova normalità. Ringraziamo Francesca per il contributo che ci ha dato oggi, grazie Francesca. Grazie a voi. E diamo appuntamento ai nostri lettori, a chi ci guarda nelle nostre interviste, a una appunto prossima intervista. Buona giornata a tutti.